Sento cantare. Sento cantare. Lo so. Ho capito. È felice, sento che canticchia. Sono un ragazzo fortunato. Mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. Siamo felici? Anche lei? No, mi riferivo a lei. Io. È felice? Non è più Veltroni, oggi. Oggi non è più Veltroni nessuno. Nemmeno Veltroni stesso. Sono Silvio Primo. E oggi è il primo giorno dell'impero delle libertà. Abbiamo letto. Lei ha detto una cosa molto importante: non passerà un giorno senza che lei faccia qualcosa di positivo per il suo paese. Esatto! Ogni giorno un progetto nuovo per il mio paese. Tipo? Inizieremo con i nuovi lampioni per illuminare tutta Arcore. Poi rifaremo tutti i cestini color azzurro per raccogliere le cartacce di Arcore. È una pista ciclabile per gli arcoresi. Arcore è il mio paese. Certo, immagino. Senta, abolirà anche il bollo dell'auto, come aveva detto. Niente più bollo ad Arcore! Ma perché ad Arcore? Scusate, mi squilla il telefono. Pronto? Ehi, Gianfranco, ciao, dimmi. No, purtroppo Umberto bisogna tenerlo, lo so, ce l'ha su con Roma, ma che te ne frega, sei di Bologna? Certo. Ma sì, è vero, ma tanto non spara. No, spara! Sì, cazzate sì, ma non spara. Non spara col fucile. Tranquillo. Ciao. A noi! Sì, va bene. Scusi, sentito Gianfranco, era Fini che si lamentava. No! No, figurati. Noi non ci lamentiamo mai, andiamo tutti d'accordo, il Gianfranco e l'Umberto si vogliono tanto bene. Scusate, mi squilla il telefono. Scusate. Sentiamo chi è. Pronto? Ciao Umberto. Ecco. Purtroppo Gianfranco bisogna tenerlo. Lo so, c'è una su con Milano. Ma che te ne frega, tu sei di Varese, tua moglie appunto. È siciliana, te ne frega. Non possiamo. No, dai, che poi ti scappa un colpo, dai. Appunto. Dai, non si. No, guarda che non ci credono l'incidente di caccia, non ci crede nessuno. Tranquillo. Un cervo. Va bene, ciao Umbi. Ma sì che ce l'abbiamo il Viagra, ciao. Presidente? C'è ancora? Sì, sono qua. Un attimo, devo parlare. Avete un'orchestra? Sì, abbiamo un'orchestra. L'ODL? L'Orchestra delle Libertà? Sì, abbiamo l'ODL. Allora, ragazzi, scusa, mi sentite? Sì, non certo. Appena finirò di dire quello che devo dire, voi mi partite con un tararara, quella brasiliana. La conosci? Io spero che tu. Ah, sì. Io spero che quello lì la conosca. Sì, ma. Guardi, onorevole, un primato, l'ha cantata un po' male, insomma, è più basso però di ci siamo lei. Capiti. Va bene. Allora, stavamo dicendo che andavate tutti d'accordo. Andiamo d'accordo. Beh, siamo l'ho sentito. Siamo felici. Sì. E noi siamo una grande famiglia. Sì. È pronto? Macaco, è pronto? Lo conosce anche lei bene, allora. Noi siamo una grande famiglia. Sì. La famiglia delle libertà! Va bene, diciamo che va bene. Posso dire una cosa? Sì. Augusto Martelli me la faceva meglio. Bene. Allora vogliamo cominciare subito. Ieri giornata delle elezioni, la canzone dedicata ai trombati di questa tornata che è nella vecchia fattoria, nella vecchia tromberia. Ia ia o, sentiamola! Tra i trombati alle elezioni, ia ia o, chi ha stravinto Berlusconi, ia ia o, Bertinotti, Otti, Dio che botti, Pecoraro, peggio, niente seggio. La sinistra arcobaleno non esiste più, Vladimiro è disperato, ia ia o, vuol saper chi l'ha trombato, ia ia o, è una furia, Vladimir lussuria, è scontento, senza Parlamento, dentro i bagni delle donne non lo fanno entrare, se si dà uno sguardo a destra, ia ia o, pure lì non fanno festa, ia ia o, c'è storace, nero senza scranno, dalla caccia a Fini e da Alemanno
e Daniela Santanché, l'ha votata in tre. C'è una legge che del menga, ia ia oh, chi c'ha il voto se lo tenga, ia ia oh. Silvio ride, ride, a crepa pelle, Walter perde, perde le elezioni. Ora tocca a Berlusconi, dopo si vedrà. Ora tocca a Berlusconi, dopo si vedrà. Va bene, bene. Va bene, va bene, attenzione, Ofresi, ex presidente della Camera con R. Moscia ed attualmente con Moscio anche tutto il resto. Consigliato per il suo rivestimento in cashmere, ottimo come prezzo da museo, astenersi operai, citofonare primo campanello a sinistra, se lo trovate, esatto, ancora. Ecco. Che ridere. Oh. Bene.